vorrei chiedere a tutti i fiorentini, a tutte le mamme, di venire a manifestare con noi per alzare la nostra voce. Lasciate stare la questione del racket degli alloggi. L'importante è trovare Cata, al resto ci penserà la polizia. Catherine Alvarez ha lanciato questo appello alle mamme di Firenze affinché scendino in piazza e cerchino la sua figlioletta, Cataleia Ciclo Alvarez, detta Cata. È scomparsa lo scorso 10 giugno a Firenze. Con il passare dei giorni le possibilità di riportare a casa Cata diminuiscono. Anche il padre della bambina, Miguel Ángel Alvarez Ciclo Romero, fa un appello. Chiediamo a tutti, soprattutto a chi è con nostra figlia, lasciatela andare dove volete, al parco o in chiesa, ma fatelo perché siamo preoccupati e disperati. Ogni giorno è difficile per noi. La comunità peruviana viene sempre con noi a manifestare. Aiutateci tutti, venite con noi. Vogliamo che torni a casa presto. Anche se i genitori, ascoltati per ore, non vogliono parlare di ciò che accadeva nell'ex hotel abbandonato diventato la loro casa e dove è sparita Cata, è da lì che bisogna cominciare per mettere insieme i pezzi di questa vicenda e cercare di trovare un movente. Secondo gli investigatori, una volta che si saprà perché la ragazza è stata rapita, potrebbe essere più facile trovarla. Ma perché Cata sarebbe stata rapita? Si sta tentando ogni strada, compresa quella della pedofilia. Cata è stata cercata anche all'estero ed è possibile che i rapitori l'abbiano portata lontano. Ma l'accusa principale è che la bambina sia stata rapita nell'ambito di un racket degli alloggi per ritorsione contro i suoi genitori. L'ex albergo Astor è un hotel in disuso dove si sono rifugiate circa 150 persone di nazionalità peruviana e rumena. Si tratta di persone disperate che dal settembre del 2022 si contendevano le camere dell'ex albergo con minacce e aggressioni, pagando persone che gestivano gli affitti abusivi. In un video attualmente sotto inchiesta si vedono una donna incinta e un uomo con un coltello che cercano di tenere chiusa la porta della loro stanza perché qualcuno dall'altra parte vuole entrare. Mentre gli adulti discutono, si sente la voce di un bambino gridare «basta, basta!». La madre di Cata aveva inizialmente affermato che la voce apparteneva alla figlia e che l'incidente era avvenuto settimane prima della sua scomparsa. In seguito, tramite il suo avvocato, ha smentito questa affermazione. Tuttavia, a chi l'ha visto, si è palesata la donna incinta del filmato, dicendo che tra coloro che volevano sfondare la porta per picchiare il marito e mandarli via dalla stanza, c'erano un tale Carlos, che molti ritengono responsabile del racket degli affitti abusivi, e lo zio della bambina scomparsa, Dominique Alvarez, fratello della madre di Cata. Tutto ciò potrebbe essere collegato con la misteriosa scomparsa di Cata. La bambina è stata rapita per una ritorsione. Per gli investigatori, questa rimane la prima ipotesi di indagine. È emerso che almeno tre di loro avevano seri dissapori con i membri della famiglia, soprattutto con gli zii. Li odiavano abbastanza da vendicarsi su una bambina? La famiglia sostiene che sia stato un ex ospite dell'hotel a portarla via. Tuttavia, gli investigatori non hanno escluso la possibilità che a rapirla siano state persone estranee e non collegate a quel contesto. Sono state analizzate centinaia di fotografie per verificare se persone sospette fossero entrate nell'hotel prima o dopo la scomparsa della piccola, ma sembra di no. Ciò ha fatto sorgere il sospetto che la bambina conoscesse il rapitore. Si era diffusa la voce che la bambina fosse stata rapita da una donna. Si dice che a 5 anni Cata sia troppo intelligente per seguire un estraneo e che solo una donna, forse una madre, avrebbe potuto conquistare la sua fiducia tanto da portarla via da quella che ormai era la sua casa. La donna potrebbe aver preso la bambina per mano e averla condotta nel luogo in cui poi è stata portata via. È un'ipotesi plausibile? Di certo non ha usato gli ingressi principali perché non è stata ripresa dalle telecamere. Si stanno cercando prove scientifiche per risolvere il mistero. Dopo aver recuperato lo spazzolino di Cata,
è stato effettuato un test del DNA per confrontarlo con quello di Miguel e di sua moglie. Sono loro i genitori di Cata, perciò la piccola non è stata portata via per questioni legate alla paternità. È stato poi prelevato il DNA da molti degli ex ospiti dell'hotel e sono stati recuperati diversi oggetti. Saranno utilizzati per fare confronti, per vedere se ci sono tracce biologiche di Cata e dei suoi rapitori. Anche diversi veicoli sono stati sottoposti ad analisi biologiche. Le autorità investigative non hanno rilasciato alcuna informazione per evitare la fuga dei sospetti. Su disposizione del procuratore aggiunto Luca Tescaroli e del pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia che indaga sul caso, Christine von Borris, sono state effettuate una serie di perquisizioni nel garage adiacente all'ex Hotel Astor. È stato utilizzato il luminol, una sostanza che viene usata per individuare tracce di sangue. Si valuta anche il peggio, ma non si può escludere che la bambina sia stata nascosta per un tempo imprecisato nei pressi dell'ex Hotel Astor e poi portata lontano. Si sta indagando anche sul lungo periodo intercorso tra la scomparsa della bambina e l'effettiva denuncia della madre ai carabinieri di Santa Maria Novella. Secondo un video in possesso delle autorità, Cata saliva alle scale dell'edificio alle 15:13 del 10 giugno, verso il terzo piano, dove ha giocato per un certo periodo di tempo con un'amica. Poi è scomparsa. La madre ha dichiarato di essere andata prima al lavoro e di essere tornata al vecchio Astor Hotel intorno alle 15:30. La bambina era affidata a un'amica. Era una prassi nell'ex albergo che i bambini, una quarantina, fossero lasciati a un adulto della comunità mentre i genitori andavano al lavoro. Catherine Alvarez non si sarebbe resa conto subito della sparizione della figlia. Le ricerche sono quindi iniziate intorno alle 16:30 e sono state condotte da familiari e amici. La prima chiamata ai carabinieri è arrivata alle 18:41 e la madre fu invitata a presentarsi con una fotografia della figlia. Prima ancora di formalizzare la denuncia, i militari avevano allertato la prefettura per l'attivazione del piano di ricerca delle persone scomparse. L'allarme, quindi, è stato dato con un ritardo di diverse ore, un tempo lungo che potrebbe aver permesso ai rapitori di realizzare il loro piano senza difficoltà. Il mistero di Cata continua.